Rieccoci carissimi amici di GRP, ci troviamo al nostro consueto appuntamento con i consigli del dottor Torchio che saluto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei, ricordiamo medico chirurgo specializzato in medicina dello sport, studioso di medicine naturali e nutrizionista esperto. Dottor Torchio, con lei continuerei la carrellata sul, sulle proprietà dei cibo. E nello specifico oggi andrei a parlare del burro, ma del burro in eh, formato vegetale, ok? Quindi vorrei parlare con lei del burro di cocco, del burro di sesamo e del burro di arachidi, per gli sportivi soprattutto. Benissimo, allora specifichiamo che burro vegetale vuol dire derivati vegetali, sesamo, cocco, arachidi e non margarine vegetali, da oli vegetali, perché la margarina e i burri processati industrialmente sono sempre sconsigliati sia crudo che a cotto. Quindi Fanno a male, punto. Fanno male, okay. punto. Allora, il burro di sesamo, il burro di sesamo e il sesamo stesso è un vero e proprio superfood, super cibo, perché è una delle fonti naturali migliori per il calcio, quindi in abbinamento alla vitamina D migliora tantissimo l'osteoporosi, ossa, eh, pelle, eh, capelli e naturalmente ha un'azione antiossidante e anche antitumorale. Eh, rafforza tutto il sistema nervoso perché i burri vegetali naturali hanno sempre un'azione di proteggere il neurone e proteggere i nervi in generale quindi contengono sempre degli omega 3 in questo caso il burro di sesamo a temperatura ambiente solido quindi ha più acidi grassi saturi quindi è più simile al burro di latte però in realtà non ha colesterolo e ha molto più calcio eh, diciamo che da questo punto di vista può essere consumato senza difficoltà e senza problematica anche dal diabetico, quindi un cucchiaino di burro di sesamo, in abbinamento, come detto, con la vitamina D, per l'osteporosi e tutti i vari problemi anche della vecchiaia, è sicuramente un ottimo consiglio. Parliamo poi del burro di cocco, un altro superfood. Tutti questi burri andrebbero comunque consumati a crudo, il burro di sesamo in genere non viene mai riscaldato, il burro di cocco si tende invece a utilizzarlo al posto dell'olio, ma in effetti si altera molto con la cottura e invece ha delle proprietà terapeutiche simile al burro del, di latte ma non ha colesterolo ha degli antiossidanti è, è eccezionale per la pelle perché ha delle sostanze all'interno vitamine ed emollienti che agiscono non solo internamente se assunte con l'alimentazione ma anche dall'esterno quindi tanti prodotti, voi sapete, creme hanno l'estratto di cocco certo. eh, va benissimo anche questo per migliorare la flora batterica intestinale perché ha acidi grassi a corta catena eh, migliora tra l'altro il burro di, di cocco, migliora anche il sistema nervoso, non solo dal punto di vista dei neuroni, ma anche perché ha un effetto blandamente calmante e quindi sicuramente contrasta lo stress il, sul menage della nostra, della nostra vita moderna. Eh, e parliamo del burro di arachidi. Il burro di arachidi... Il proteico da matti. Il, il, sicuramente uno dei burri più proteici ha un'unica criticità: che non sempre le arachidi eh sì. fond, eh, arrivano da fonti come posso dire eh, sono dei buoni prodotti perché c'è un largo consumo in America e c'è la tendenza a industrializzare questo burro, usare additivi o A zuccherarlo tu, addirittura. O a zuccherarlo, certo. eccetera, eccetera. Ma questo burro di arachidi che loro chiamano peanut butter. Sì. Eh, è un ricostituente perché ha proteine, sali minerali, riduce il colesterolo perché questi grassi mh, vegetali non hanno colesterolo, ha un'azione anche eh, diciamo, antiossidante in generale. L'unica cosa fra questi che vi abbiamo citato, cioè il burro di sesamo, il burro di cocco, il burro di aracadi è quello che ha più criticità per la presenza dell'acido arachidonico che è un acido grasso a lunga catena che alla fine... Può depositarsi nelle arterie, quindi non dobbiamo esagerare come fanno invece gli americani col burro di arachidi. Quindi, mh, questi tipi di burro, burro di sesamo, di cocco e di arachidi, sono ottimi, consumati crudi, in piccole quantità e nella classifica con la quale li abbiamo visti, cioè da quello che fa meglio. Al boro di Rachidi, che, proprio perché è altamente industrializzato, può avere anche delle contraffazioni, quindi bisogna fare attenzione. Certo, come andiamo a scegliere l'olio Evo extravergine di oliva, bisogna scegliere i burri extravergini anche. Esatto, qua. che siano. Dottor Salutare. Torchio, io la ringrazio per i suoi meravigliosi consigli, a casa vi ricordo che se voleste rivedere una delle nostre puntate basta andare su YouTube e citare Luigi Torchio più il nome dell'argomento della patologia al quale siete interessati. Da noi è tutto, vi auguriamo un buon proseguimento di visione.